l'avevano chiamata Armir, armata italiana in Russia. Poco meno di 300.000 uomini e ragazzi partiti in due ondate tra luglio 1941 e aprile 1942 per andare ad aggredire l'Unione Sovietica accanto alle truppe naziste. Ne rimasero brandelli di reparti, scampati alla controffensiva scatenata dai sovietici dalla fine del 42 e giunta al culmine a metà del gennaio del 43. Soverchiate per numero e armamenti, le divisioni italiane furono travolte sul fiume Don e, accerchiate, furono costrette a sanguinosi combattimenti in un inferno bianco di ghiaccio e neve per riuscire a salvarsi, fino alla battaglia di Nikolajevka, ultimo bastione da superare, a prezzo di migliaia di vite. 25.000 uomini caddero in combattimento in quei giorni, altri 70.000 furono fatti prigionieri. Di questi, solo 10.000 furono restituiti all'Italia dall'URSS dopo il 1945. Le marce forzate, il gelo, la fame sterminarono 60.000 soldati italiani, senza dimenticare gli oltre 35.000 ritornati a casa menomati, feriti o assiderati. Furono gli alpini il corpo che più di tutti pagò in termini di vite umane. Meno della metà di loro riuscì, come dicevano, a ritornare a baita. È una memoria che non si deve perdere. È la memoria della testimonianza di gente che ha dato e ha sacrificato la loro vita perché qualche altro potesse tornare a casa. È veramente il segno della solidarietà da un lato, se permettete, e della grande forza e della grande determinazione che gli alpini hanno avuto anche in questa circostanza. Per dare un'idea della strage imposta dalla dittatura fascista ai nostri militari, si pensi che nel 42 furono necessarie 200 tradotte ferroviarie per portare le truppe al fronte. Al ritorno ne bastarono 17 per i superstiti.